Bentornati a tutti ragazzi sul canale, eccoci qui con pronti pronti con lo scenario che abbiamo creato durante un tutorial precedente e siamo pronti per testarlo, per giocarlo. Lo scenario in questione è Assalto in Pakistan, l'abbiamo fatto durante un tutorial per la creazione completa di uno scenario semplicissimo che spero abbia aiutato un po' i ragazzi che hanno cominciato da poco sull'editor, quindi gli abbia dato un po' una infarinata generale delle cose basiche. Comunque andiamo a vedere subito di che si tratta. Abbiamo creato una flotta italiana a largo delle coste del Pakistan e dobbiamo semplicemente avvicinarci alla costa. Abbiamo dei mezzi da sbarco sulla San Giorgio, che è una nave anfibia della Marina. Dobbiamo portare i nostri mezzi, abbiamo qualche lince, non chissà che, e un centinaio di soldati sulla costa del Pakistan e attaccare le truppe del Pakistan. Come infatti, come da briefing, le immagini del satellite hanno rilevato il movimento delle truppe pakistane a circa 80 miglia a est dell'aeroporto di Omara. Trova e elimina tutte le truppe della fanteria. Missione, trova e elimina tutte le truppe del pakistano. Esecuzione, avvicinati alla costa e invia i mezzi da sbarco. Entriamo nello scenario. Eccoci qua, siamo qui con la nave Minerva, che è una fregata, una corvetta della Marina. Poi abbiamo la nave Artigliere, che è una fregata con missili guidati. E infine la nostra San Giorgio, mezzo anfibio, dove durante il video tutorial abbiamo caricato 4 LCM, che sono dei mezzi da sbarco che possono mantenere dei piccoli small cargo, delle piccole veicoli APC o cosine del genere, e abbiamo messo anche due LCVP che sono per quanto riguarda lo sbarco delle truppe. Che altro? Abbiamo in cargo 210 oggetti, tra cui 8 lince. Abbiamo 170 soldati, 10 squadre di mortaio, 2 squadre di osservatori, 10 squadre di fanteria anti-tank e 10 squadre di sabotatori, per un totale di 304 uomini. Le forze nemiche: qui abbiamo un aeroporto, una caserma, un deposito munizioni e un centro comando. E abbiamo un radar, un gran signor radar. 10 miglia, no, 10 metri all'altezza. Infatti il suo range è di 180 miglia. Air search, long range radar.
range informazioni sull'altitudine, sulla velocità, sulla rotta, su tutto. Abbiamo anche un elicottero sull'artigliera, che però è per la sorveglianza marittima, e abbiamo due elicotteri, sempre sorveglianza marittima, sulla San Giorgio. Ora, naturalmente questo sarà uno spoiler, quindi per voi, per me, io l'ho creata la missione, quindi so già per filo e per segno come andrà. Vabbè, cominciamo questa missione, vediamo anche così di testarla e vedere com'è la missione per coloro che hanno visto il tutorial di come l'abbiamo creata. Muoviamo la flotta e dirigiamola verso la costa. Abbiamo nello scenario. Mentre ci avviciniamo alla costa, potremmo cominciare con il prepararci per lo sbarco. Quindi andiamo dove ci sono le nostre mezzi da sbarco e ce le andiamo a preparare. Facciamo load cargo, iniziamo a mettere 5 lince e 80 uomini che c'entrano. Passiamo a quella sotto, le lince che rimangono. Altri uomini a seguire, squadra di mortaio, osservatori, fanteria. Che altro c'è rimasto? I sabotatori. Ok, quindi questi due nemmeno ci sono serviti. Va bene. E non ci resta che fare la missione cargo, quindi la nominiamo sbarco, andiamo a sceglierci cargo. Hai ragione, dobbiamo definire un'area di sbarco, quindi andiamo a definire un'area di sbarco che sarà questa. Via, quando entrate qui sbarcate. Facciamo ok, validiamo l'area. Sì, e ci mettiamo i nostri LCM belli carichi, però la facciamo ancora, la mettiamo inattiva. Nave madre la San Giorgio, ok, e aspettiamo che si avvicina la flotta. Velocizziamo un po'. Ecco, già con questo possiamo notare che abbiamo piazzato la flotta troppo lontano dalla costa e ci è voluto già quasi un giorno per farla avvicinare alla costa, quindi già questa sarebbe una cosa da modificare che abbiamo scoperto giocando. Questo per farvi capire quanto è importante qualsiasi scenario create di giocarlo voi stessi prima di pubblicarlo o di farlo giocare agli altri, per cercare di capire tutti i vari problemi che si possono capire solamente giocandolo. Allora, siamo arrivati. Dov'è la San Giorgio? Eccola qua. La San Giorgio la stacchiamo e la mettiamo a filo, mentre le altre due le facciamo rimanere là. Ok. Arrivati qui, facciamo sbarcare i mezzi da sbarco. Launch group, sì, 4 minuti. 4 minuti. Eccoli. Li dirigiamo verso l'area che abbiamo preparato e attiviamo la missione che avevamo su inattiva. La mettiamo su attiva in modo tale che adesso, quando entrano nell'area, si vanno a cercare un punto nella costa, che spero ci sia, per sbarcare i nostri veicoli e la nostra fanteria. Velocizziamo un po'. Eccoli che si diramano verso la costa. Ok, sembra che hanno individuato un punto. Vediamo se sbarcano. Sì, quantomeno il primo ha sbarcato. Ci ha tirato giù la fanteria. E sta rientrando la nave madre. Gli altri li dirigiamo dove ha sbarcato anche quell'altro, vediamo un po'.
Sì, ha sbarcato anche lui. Manca l'ultimo. L'ultimo non ci ha sbarcato. Non ci ha sbarcato perché non ha trovato il punto dove lasciare i soldati e i veicoli e stava per finire il carburante e quindi è tornato indietro. Va bene, non fa nulla. Siamo comunque approdati sulla costa pakistana, quindi adesso muoviamo le nostre truppe e andiamoci a cercare la fanteria pakistana che dobbiamo far fuori. Velocizziamo un po'. Abbiamo i meccanizzati che naturalmente arriveranno per primi e gli facciamo fare un bel giro per vedere dov'è la fanteria perché l'abbiamo creata noi questa missione, ma sinceramente non è che mi ricordo benissimo dov'è. Anzi, non me lo ricordo proprio. Beh, fa parte della missione trovare la fanteria prima di eliminarla. Qui sembra che non ci sia nulla. Proviamo qua. La squadra di osservatori. Ok, tutti quanti hanno il binocolo, ok. Ricordo che l'avevamo piazzata qui intorno. Ok, ne abbiamo individuata una. Fanteria, diamogli subito di attaccarla. E con l'altro meccanizzato continuiamo a cercare. Ok, abbiamo fatto fuori il primo contatto di fanteria e come da copione dovremmo avere i 100 punti ed eccoli qua. Come da copione con 6 squadre di fanteria fatte fuori, quindi 600 punti, lo scenario deve terminare. Quindi andiamoci a cercare le altre squadre di fanteria per capire dove stanno e farle fuori. Naturalmente col meccanizzato che facciamo prima. E intanto avviciniamo anche la fanteria in un posto abbastanza centrico. E vai così. Io ricordo che abbiamo messo qualcosa qui sulla costa, eh. Vediamo un po', controlliamo la costa. Non riusciamo a trovare nessun tipo di contatto. Muoviamo anche la fanteria. Qui. Mancano 3 giorni alla fine dello scenario. Abbiamo trovato solo una squadra di fanteria, ce ne mancano altre 5. Attenzione, abbiamo un contatto mobile. Questo potrebbe essere il meccanizzato che abbiamo messo, eh? Ok, l'abbiamo fatto fuori. Ed era fanteria, quindi dovremmo avere 200 punti. Ed esatto. Ci mancano 4 squadre di fanteria da trovare. Continuiamo a perlustrare. Altro contatto.
Un'altra squadra di fanteria. Ok, abbiamo eliminato anche questa e siamo a 300. Ci mancano tre squadre. Diamo un'occhiata a nord. Facciamo una bella controllata tutto intorno. Contatto. Questa è la meccanizzata. Quindi in teoria questa come da copione, come da editor, non ci dovrebbe dare alcun punto perché non l'abbiamo messa tra i punteggi negli eventi. Quindi l'abbiamo distrutta, dovremmo essere rimasti a 300. E così è, perfetto. Continuiamo a cercare. Un altro contatto di fanteria l'abbiamo trovato. Lo facciamo attaccare. Perfetto, eliminato. Quindi dovremmo essere a 400. Ce ne mancano due. Continuiamo la perlustrazione. Beh, allora già vediamo che se vogliamo fare un cerca e distruggi, così può anche andare perché abbiamo piazzato la fanteria in sei squadre di fanteria in posizioni non note e quindi c'è il discorso di andarcela a cercare. Altrimenti potremmo anche spostare la fanteria vicino alle strutture, quindi vicino ai depositi di munizioni, vicino al centro comando, vicino alla caserma, in modo tale che il giocatore la trovi più velocemente, a seconda di come preferiamo che lo scenario si evolva, insomma, ecco. Per adesso non abbiamo più contatti. Continuiamo a cercare. Mancano due, abbiamo detto, giorni e 5 ore alla fine dello scenario. Siamo su una vittoria minore a 400 punti. Controlliamo l'inizio della costa che non abbiamo fatto. Contatto. Abbiamo trovato un'altra squadra di fanteria.
mandiamo la meccanizzata. Ok, fatta fuori. Controlliamo il punteggio. Siamo a 500. Vittoria maggiore. Ci manca solamente una squadra e poi lo scenario deve terminare, perché abbiamo raggiunto il punteggio di 600, che è il punteggio che avevamo prefissato per la fine dello scenario. Siamo alla ricerca dell'ultima squadra. Si fanno i fannulloni. Cerca e distruggi. Non mi ricordo assolutamente dove abbiamo piazzato la fanteria. Mi ricordo che l'abbiamo messa qui intorno, intorno a... era vicina agli edifici, quello me lo ricordo, però la posizione esatta di tutte e sei le squadre non me la ricordo. Calcolando che ne manca una sola. Vediamo se riusciamo a trovare quest'ultima squadra, eh? Dove si sarà cacciata? Mancano solo 19 ore, eh? Se non riusciamo a trovare l'ultima squadra, ci salterà il trionfo. Qui. Mi pare che qualcosa avevo messo. Chissà dov'è? È sparita l'ultima squadra. Eccola. Contatto mobile 03 miglia. Eccolo qui. L'abbiamo individuata. La nostra ultima squadra. Ok, abbiamo fatto fuori l'ultima squadra di fanteria, avendo preso gli ultimi 100 punti, avendo raggiunto i 600 punti, ci dà la fine scenario e ci dà il nostro trionfo. Ed ecco qua che ci dice quello che abbiamo speso e quello che abbiamo perso. Bene, ragazzi, come avete visto, lo scenario che abbiamo fatto in maniera molto semplice è tutto funzionante, però abbiamo potuto notare giocandolo e quindi, come anticipato, testandolo, che possiamo fare delle migliorie. Per esempio, possiamo individuare un punto sicuro dove i mezzi da sbarco rilasceranno le truppe, in modo tale che, come è successo, avete visto che un mezzo da sbarco è tornato indietro perché ha finito il carburante e non ha individuato un punto di sbarco. Quindi magari possiamo mettere all'utente un punto esatto dove inviare i mezzi da sbarco e che sappiamo che è certo che possono rilasciare i mezzi e gli uomini. Possiamo eventualmente, se vogliamo, che il giocatore cerchi per meno tempo le truppe nemiche, piazzarle più vicino agli edifici, perché è lì che sicuramente andrà a cercare inizialmente. Insomma, tutte delle migliorie che possiamo notare e modificare testando lo scenario che abbiamo fatto. Bene, ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, dove invece lì creeremo, faremo uno scenario complesso, bello pieno di un bel po' di cosine, e anche quello poi, una volta terminato, lo giocheremo insieme. Un saluto a tutti!